Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del rinnovo di Maurizio Sarri. Sarri rinnova il suo contratto fino al 2025 e non c'è ancora l'ufficialità, però la firma c'è stata, come conferma lo stesso Alfredo Pedullà su Twitter, e quindi ottima notizia. Bene così, magari non sarà un'ottima notizia per alcuni laziali, ma io non ci posso fare assolutamente niente. Io sono molto contento perché secondo me questo rinnovo, questo prolungamento di contratto è un segnale forte, un segnale importante per l'ambiente, per i giocatori e anche per la stessa società. Che cosa significa questo rinnovo? Questo rinnovo che tra l'altro arriva dopo soli tre mesi e mezzo con Sarri e dopo risultati comunque non ottimi. Non ottimi. Secondo me significa che la società si voglia veramente impegnare per iniziare un nuovo progetto e per portare avanti un progetto serio e a lungo termine. Come d'altronde è stato quello con Simone Inzaghi, perché la Lazio in 5 anni con Inzaghi ha portato avanti quello che è stato poi il progetto più serio degli ultimi 17 anni, il progetto più serio dell'era Lotito. È iniziato tutto nel campionato 2016-2017, un campionato senza competizioni europee, che ha portato poi la Lazio a qualificarsi per l'Europa League, a vincere la Supercoppa italiana l'estate dopo, a sfiorare la qualificazione in Champions League in quella partita contro l'Inter, a vincere la Coppa Italia poi l'anno dopo, a lottare addirittura per lo scudetto l'anno dopo ancora e qualificarsi per i gironi di Champions League e ad entrare a far parte delle 16 squadre più forti d'Europa, a giocare gli ottavi di finale di Champions l'anno dopo, una cosa che non era mai successa con Lotito alla guida. Quindi c'è stato un percorso di crescita con Inzaghi. Risultati sempre migliori nei 5 anni di Inzaghi, quindi un progetto serio, appunto, come dicevo prima, il progetto più serio dell'era Lotito. E io questo rinnovo di contratto lo vedo come un segnale che la società vuole seriamente impegnarsi per portare avanti un progetto ancora più serio e ancora più importante, un progetto a lungo termine, perché confermerà la presenza di Sarri per i prossimi 4 anni e questo mi rende molto felice. Poi ovviamente alcuni potrebbero dire: sì, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. È vero, però questo rinnovo di contratto è già un fare, a mio modo di vedere. Cioè, è già un fare che conferma il dire, dato che Lotito aveva già anticipato appunto questa firma nella cena di Natale della SS Lazio. Quindi c'è già stato un fare che ha confermato il dire. Anche per quanto riguarda il calciomercato di quest'ultima estate, la Lazio ha fatto il calciomercato migliore dell'era Lotito, a mio modo di vedere. Magari lo possiamo accostare a quello del 2014 o a quello del 2011, però è obiettivamente il calciomercato migliore, se non uno dei tre calciomercati migliori dell'era Lotito. È arrivato Pedro, che si sta dimostrando un trascinatore, 7 gol e 4 assist fino ad ora. Filipe Anderson, 4 gol e 4 assist fino ad ora. Zaccagni, che è stato sfortunato perché è rimasto fuori per un mese e mezzo, ma poi appena è tornato ha fatto già 2 gol e 2 assist. Basic, da riserva, ha fatto un gol e 2 assist, molto molto pesanti tra l'altro. Quindi dal calciomercato sono arrivati fino ad ora 15 gol e 12 assist. I nuovi acquisti si stanno dimostrando i migliori giocatori per rendimento e per prestazioni con Sarri. Quindi, cioè, anche in questo caso, secondo me la società ha fatto, non ha soltanto detto, ha fatto. Quindi, questi sono tutti segnali che mi portano a pensare che la società voglia veramente impegnarsi per accontentare Sarri e di conseguenza accontentare noi tifosi. Dare quel qualcosa in più che non è stato dato negli anni precedenti. Capito? E poi tra l'altro,
Sarri, a mio modo di vedere, non avrebbe mai rinnovato così presto un contratto se non avesse avuto delle certezze, se non avesse avuto delle garanzie da parte della società. Io, per esempio, mi aspettavo, che il rinnovo sarebbe arrivato soltanto se la Lazio avesse accontentato il mister nel calciomercato di gennaio. Invece la firma è arrivata subito. E questo secondo me è un segnale ancora più importante, perché vuol dire che c'è fiducia e c'è intesa tra la società e il mister. E questa secondo me è la cosa più importante. È la cosa più importante in assoluto. È un segnale importante anche della società ai giocatori, perché come ha detto Lo Tito in quelle dichiarazioni alla cena di Natale, Sarri è l'unica certezza. Mettetevelo in testa. Rivolta ai giocatori, mettete in testa, Sarri è l'unica certezza. Se siete d'accordo, bene. Se non siete d'accordo, a gennaio le porte si aprono. Le porte si aprono e potete tranquillamente andare via. È un messaggio, di fondamentale importanza per i giocatori. I giocatori che per 5 anni sono stati chiusi in una comfort zone con Inzaghi e non sono mai stati messi in discussione. Adesso con Sarri sì, adesso con Sarri alcuni calciatori sono stati effettivamente messi in discussione e quindi devono capire questa cosa, devono comprenderla bene, che Sarri è l'unica certezza. Quindi loro sono in bilico e non l'allenatore. Quindi io sono molto contento, sono molto contento che Sarri abbia firmato il contratto ed è un segnale forte per l'ambiente, è un segnale forte per i giocatori, è un segnale forte per tutto il campionato italiano. E appunto io spero che a gennaio venga messo impegno per rinforzare la squadra e che i risultati possano arrivare a breve. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, Forza Lazio!